Bara lì, bara lì. Buonissimo. Come posso descrivere? Buonissimo. Non ho parole. Buonissimo. E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo in mezzo alla strada. Sì, Franci, ci restano. Oggi andremo a provare il ristorante italiano più buono della Francia. E non sto scherzando perché questo locale ha 30.000 recensioni, 4.5 stelle su 5. È molto rinomato, serve la prenotazione, infatti ho prenotato bene una settimana fa. Il locale in questione si chiama Pink Mamma, quindi Mamma Rosa. È gestito da italiani, ovviamente anche i piatti sono italiani. Ma non perdiamoci in chiacchiere e dirigiamoci velocemente in questo locale sperando che rispetti le aspettative che sono altissime. Bene, quindi cosa abbiamo preso? Allora, per antipasto la burrata pappa al pomodoro, una pizza alla bufalina e poi i cappellacci ai peperoni. Ovviamente assaggeremo tutto di tutto. Raga, abbiamo appena ordinato ed è arrivata la caraffa di acqua. Un pesce con la bottiglia incastrata. Manca la punta qua. Ovviamente gratis perché qua la caraffa di acqua è gratis. Ragazzi, Dani è andato un attimo in bagno a lavarsi le mani. Nel frattempo è arrivato l'antipasto. Ragazzi, comunque nel menù c'è anche un'ampia scelta di drink. Veramente, veramente interessante. Però noi non prendiamo niente perché prendiamo la caraffa. Dani taglia la bufalina. Guarda lì. Guarda lì, guarda lì. Con la paprika, giusto? Sì. Occhi rossi come paprika. Buona? Le patate. Grazie mille. Buonissimo. Assaggiamo anche con questo pomodorino che dall'odore sembra buonissimo. Buonissimo. Come da bravo italiano, scarpetta. Anche l'olio buonissimo. Ragazzi, proviamo queste patate al forno. Non ho parole. Ragazzi, è arrivata anche la bufalina qua e i cappelloni con i peperoni. Madonna, sembra una roba gourmet strabuona. Dani oggi fa delle facce che non ho mai visto fare. Ma che non piacciono i peperoni. Si sciolgono in bocca. Dentro c'è una crema assurda. Poi anche il sughetto. Buonissimo. Dani adesso prova la pizza. Anche questa mi sembra buonissima perché è veramente morbida. No, cioè, se supera anche questa la pizza napoletana, allora io esco dal ristorante, perché scusa, più buona da Michele, no, spero di. No, dai. Cioè, se veramente anche la pizza è più buona di quella che abbiamo mangiato a Napoli, io esco e me ne vado così. Non è così. No, devi pagare. Buona, ragazzi. No comment. Non ho parole. Buonissimo. È all'altezza della pizza napoletana. Ragazzi, andiamo con l'ultima fetta di pizza. Oltre all'impasto morbidissimo, si sente proprio che è il sugo che c'è a Napoli, perché è quella la differenza maggiore che sento rispetto a quella alla pizza del nord. Ci vediamo fuori con le considerazioni finali. Ragazzi, siamo appena usciti dal ristorante, facciamo le considerazioni finali. Voto all'antipasto, che era la burrata, io direi un 9,5, 10 meno anche. Sì, sì, confermo pienamente il 9,5, 10 meno. Voto alle patate al forno, 9,5. Io anche 10, perché erano buone. Sì, buonissime. Veramente senza parole, ma 10 anche alla burrata in realtà. Ci abbiamo riflettuto, confermiamo 10 sia all'antipasto che alle patate al forno e anche alla bufalina e anche ai cappelloni. Per quanto riguarda il primo piatto, i cappelloni con i peperoni, e fa anche rima, darei un bel 9,5, veramente sì, buoni, veramente buoni, anche quelli senza stupendi. Parole. Concludiamo con la pizza, anche quella lì 10 meno, ma cioè, 10. Sfiora la perfezione, veramente. Per me paragonabile a una pizza napoletana, per Dani addirittura meglio di quelle che abbiamo provato a Napoli. Sì. Quindi veramente livelli altissimi. Se vi siete persi i video di Napoli, andateli a vedere. Perciò voto complessivo senza ombra di dubbio 10. Ora arriva la nota dolente, il prezzo. È spropositato oppure è proporzionato alla qualità dei prodotti? 55 euro, secondo me prezzo veramente ragionevole, perché innanzitutto siamo a Parigi, poi abbiamo preso un antipasto, le patate al forno, una pizza e un primo.
secondo me ci può stare, considerando che qua se prendi l'acqua in caraffa non si paga e non c'è neanche il coperto. Perciò con 27 euro abbiamo mangiato nel ristorante che da adesso in poi sarà il migliore ristorante in cui abbiamo mai mangiato. E questa cosa mi fa stranissimo, perché pensare che il migliore ristorante che abbiamo mai mangiato italiano tra l'altro sia a Parigi mi fa stranissimo, però cioè, non purtroppo, ma è così. Con questa rivelazione, con questa proclamazione di questo ristorante che sale al primo posto dei ristoranti da noi provati, ci salutiamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e andatevi a vedere i video che abbiamo fatto qui a Parigi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, ciao.